Buondì, Nuores Ladines, Mario Ferruccio Belli, Telebelluno. Una trasmissione che voi conoscete perché parlò in dialetto, dialetto cadorin, sua invenzione ideata e anche promossa, e io dico bravo, da Don Lorenzo dell'Andrea che salutò. In cui dice parlò di argo de speciale che farà un po' sorridere, ma farà anche sorprendere, perché spero di sorprendere qualcuno, in cui parlò dei 10 anni dell'elevazione della chiesa parrocchiale di Cortina a Basilica Minore. Non sai quante devote di a vede Cortina, vede Ampezzo, non sai quante devote di a seguire la storia di questa Basilica Minore. C'è quello di Basilica Minore, lei un titolo, diciamo, onorifico, di onore, lo sai se di merito o meno, ma certo di grande, grande onore nel campo ecclesiastico. Nella diocesi di Belunfeltre, prima della chiesa di Cortina, Basilica Minore, 10 anni fa, esattamente in aprile, il 21 aprile del 2011, quindi lì 10 anni fa, più qualche mese, che era di basiliche minore solo due in diocesi di Belluno-Feltre. Una era il Duomo di Belluno e una era il Santuario dei Santi Vittore e Corona, do di Feltre. Ecco, vedete come che le altre chiese, le chiese. Parrocchiali, santuari, c'è che volè, ma l'onore di essere basilica minore è stato concesso nella storia della nostra diocesi, prima a quella di Belluno, seconda a quella di Feltre, terza a quella di Ampezzo, quando 10 anni fa, 10 anni fa, adesso torno a parlare in dialetto, ma con le robe serie bisogna fare le scappie a tutte quante, 10 anni fa. E il più grande di Ampezzo, che era Don Davide Fiocco, che saluto perché lei è anche un amico oltretutto. Don Davide Fiocco ha un'idea meravigliosa, perché la vedo da po', vi ho detto adesso che lei è la terza chiesa, e i suoi studi che l'ha fatto insieme, e poi l'essere più grande Cortina, l'ha comportata che conoscesse una signora che ha a casa a Cortina, una professoressa che ha a casa a Cortina e che lavora nel Vaticano. Il Vaticano è uno stato sovrano, non mai da smentire sta roba qua, perché anche se è smentita, se dice stupidate, io mi è successo di questa roba, e mi crede il dottor Navarro Valls, che era segretario del Papa Wojtyła, parlò di 20 anni fa, che ha anche scritto un libro sul Papa, l'ha detto: Mario, devi capire che il Vaticano è uno stato sovrano, e forse più antico stato sovrano tuttora esistente, 2000 anni di storia. Quindi il Papa è un sovrano religioso, ma con tutte le strutture di chi oltre. Allora, che anche lei fai una cosa del genere, come elevare una chiesa a Basilica Minore, bisogna muoversi all'interno del Vaticano. Ecco che il Don Davide Fiocco, in che lotta là, ha avuto una bellissima idea, e la conosceva una professoressa, il nome può non dirlo perché è un nome glorioso, Maria Criscuolo, che di professione la faceva, sai se ne vive ancora perché Adele Carche anche non ha più rapporti a Pedeina, l'era interprete ufficiale nel Vaticano per due o tre lingue, mi pare tedesco, inglese sicuramente, impara anche spagnolo. Anche gli ambasciatori o ministri o presidenti ora di questi stati, più anche se la qualcuno che controlla che il Papa, che è il sovrano, e capisce se chi parla sti qua, cioè la funzione di interprete, lei determinante, parola italiana non sai tradurre, proprio lei una delle cariche più importanti di chi che lavora nel Vaticano. Bene, sta signora là in Ampezzo, un appartamento, una casa, la viene su, l'ha fatto conoscenza col più grande Don Davide Fiocco, forse è la stessa. E o il che la pensava, gli ha detto:
Domandoni al Vaticano se può elevare la nostra chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, che è la che vede sul libro che le lame spalle, che ecco che la vedo, e la vedrò bene tutti i lati insieme, che poi vi dia anche stata fatta, a Basilica Minore. Con ciò gli ha chiesto la collaborazione di tutte, mi ha domandato anche a me la collaborazione, io ho fatto una relazione che le cache la suma in questo momento, magari ve la farei anche vedere, che sarà il caso che qualcuno oggi come oggi la pubblicasse, perché ne è passato 10 anni. All'inizio l'era riservata, e infatti Don Davide mi aveva chiesto la riservatezza totale, ma passato 10 anni penso che si possa anche farla conoscere. E lei è un concentrato di quella che lei ampezzo come paese cristiano cattolico, con una chiesa meravigliosa, di che la parlerò la prossima volta. Una chiesa meravigliosa, perché l'ha fatta un personaggio che parlerò la prossima volta proprio a descriverla. E una chiesa con la fortuna, terza in provincia di Belun, in diocesi di Belunfeltre, di essere elevata a basilica minore. Allora, con la descrizione che manda via io attraverso Don Davide Fiocco, a corredo della domanda per la cosa mandata a Roma, quindi l'è servita, a ulteriore aiuto alla Maria Criscuolo, che l'era la cosa, le ruà da Roma, quando? Il 21 di aprile partì i testi, e nello stesso anno le è arrivato la ammissione, cioè il breve, il Vaticano e nell'Ecclesiastico, in cui il Papa Benedetto XVI l'ha creato sta cosa. Adesso io vegliedo, intanto che non vedo la chiesa di Cortina che passa davanti a noi, e vedo anche da Porgo Oltre una lapide che è stata messa là. Allora io chiedo questa cosa qua. Interessati con la nostra paterna sollecitudine al cammino spirituale di tutto il gregge del Signore, ci rallegriamo poiché possiamo diffondere il culto divino e conferire onore ai sacri templi in tutto il mondo. Perciò, volentieri, in seguito alla richiesta del venerabile fratello Giuseppe Andric, vescovo di Belunfeltre, confermiamo con la nostra apostolica autorità nella forma di breve apostolico ciò che la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti in data odierna ha concesso, cioè che in forza delle speciali facoltà da noi ad essa attribuite ha ornato del titolo e della dignità di Basilica Minore la chiesa parrocchiale dedicata a Dio in onore dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo in Cortina, graziosa cittadina delle Dolomiti, nel territorio della sopramenzionata diocesi, con tutti i diritti, privilegi inerenti ai templi insigni denominati in conformità al decreto del titolo di Basilica Minore. Speriamo che per intercessione degli Apostoli questo segno della nostra benevolenza giovi alla crescita spirituale dei fedeli cristiani che per sé e per i loro cari in questo tempio pregheranno e imploreranno i doni divini. Roma, presso San Pietro, sotto l'anello del pescatore, 7 gennaio 2011, sesto del nostro pontificato. Firmato Cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato. Ecco, questo è stato il risultato di una richiesta, e con un testo adeguato che le sosteneva, con la preghiera e l'appoggio di tutti i parrocchiani di Cortina d'Ampezzo, fatta da Don Davide Fiocco, che salutò
perché poi il Cabelluno con l'altro incarico della beatificazione e santità di Papa Luciani e l'ha già ottenuta, ma io forse non pensava più a questa roba qua. E in cui io penso che gli farò una sorpresa, non hai voluto dirlo prima, perché è una roba talmente bella, di festeggiare i 10 anni di un decreto pontificio che faceva questa cosa qua. Eccolo qua, non lo vedo perché adesso su una lapide che chiama tu c'è la chiesa, appena inizia della chiesa, diciamo, la facciata principale, diciamo, quella che guarda la tofana della cortina, a destra inizia scritto sulla lapide qua in latino la sintesi che prima va in lieto e qua la vedo insieme, nell'anno del Signore 2011, il 7 di gennaio, che chiama tu la piera. Sua Eccellenza Reverendissima Giuseppe, io scaliero lontano, Vescovo di Belluno, postulante al Sommo Pontefice Benedetto XVI, questa chiesa in particolare ai Santi Apostoli Filippo e Giacomo, ed arrivo, Basilica Minore. Là, un vaisi magari non sa che resta Basilica Minore, allora saprà di più, saprà che la costa soltanto la fadia, le ricerche, lo studio, l'interessamento di Don Davide Fiocco, con l'aiuto di chi ha collaborato per lui, tra cui sono anche io che ho fatto questo testo qua che vi farò vedere, che è un fascicolo di storia, di che cosa? Della religione a Cortina, delle tradizioni, delle, diciamo, personaggi, uomini e donne, non tante donne, porrete, perché io vorrei essere di più, che ha onorato il paese, dove? Nella Chiesa, nella religione cattolica, cristiana, cattolica, sono tutte quante. E sarà il caso dei 10 anni di stamparlo e poi distribuirlo con tante fotografie, che qua inviti il libro, il fascicolo, non era le fotografie, ma si possono sempre fare. Ora, una parola veloce soltanto, perché il tempo corre via. Can ha fatto questa chiesa qua, can e cia l'ho fatta. E allora così qua diventa la storia. È una storia che Norgolon anche che c'è conosciuta, l'ha scritto dentro nella pubblicazione che vi ha fatto vedere e che sicuramente Carchedun, la cooperativa, il Soroptimis Club, gli amici di Cortina che è sempre Carchedun, stamparla e distribuirla da po' di esame e da conoscere il percorso fatto per lei, un titolo così importante, tanto vero che ne tre, Feltre, Belun e Ampezzo. Allora, la chiesa è lo stacia file, tanto per dire. E qua Verdon veramente una pagina di storia che accenna a Utrotes. È stata fatta dall'architetto Giuseppe Promperg della Valbadia, nato nel 1733, morto dove? Morto intanto chi faceva la chiesa. La chiesa l'ha fatta, incomiziata nel 1770. 70, gli ha laureato 71, 72, 73, 74, 75. E Giuseppe Promper, Poreto, è morto il quarto anno, nel 74. Ma è per fortuna nostra e anche della Chiesa, che laureava Pedele, era suo padre, che si chiamava Mattia Promper. E lì anche lui dalla Valbadia, il mio collega alla Ciasa, e insieme a loro due lavorava anche il fratello di Giuseppe, che era Giovanni Battista, e più due di Giuseppe, di 4 anni. Per di più, e lei ha questa particolarità che canchi i di avanti, in Ampese, via alla Valbadia, oppure anche da Borcia, lui che ha fatto una chiesa, oppure anche quella della chiesa della difesa di Cortina, fatta da loro, e via Ciasa, portava con sé un tocco di Ampezzo, perché lei è Maritana Ampezzana. Questo Giuseppe, fratello di Giovanni Battista, fratello di Giuseppe, lei è Maritana Ampezzana, una bigontina, ma Maritana con poi anche fiori, eccetera. E anche gli è bisogno che piove, neve, d'inverno, sopare, o gli dia là da inizio c'è la sua. E
Ma Sofradel, che il nostro architetto Giuseppe Promper nel 1774, la chiesa belle finita al quarto, era quasi tutto finì, la goludia dall'amorosa che la via in valle, la ciappa la polmonite e l'è morto. Sofradel e suo padre gli ha portato a compimento la chiesa, d'accordo con gli ampezzani che era chi che pagava il conto. Allora, sta bella chiesa che vedo, le nasuda in 6 anni di lavoro, torno a di 1770, 1771, 72, 73, 74, che anche le è morto l'architetto, 75 l'inaugurazione, e finiti i lavori, finite le statue che dirò a vedere la prossima volta insieme, le pitture, tutto il bel di una chiesa. E là anche algo molto speciale che la prossima volta vi vedrò insieme, perché là cioè un decoro, voi lo vedete ora questa immagine, la vedete l'idea della gloriosa, che lei è proprio perfetta, perfetta, parcella perfetta. E questo mi ha domandato più di un, ma noi contavamo in cui, perché lei è una roba quasi che ancora nessuno ha mai verificato sul terreno, come si dice. Cioè, so che lei è bella, perché? Perché è fatta da uno bravissimo architetto che studia a Padova. Giuseppe la si è laureata a Padova, quindi Padova di già il mondo, non era un del paese, e era della Val Badia, che era diocesi allora del principe vescovo di Bressanone, che in Ampezzo non era Bressanone ancora, era invece l'arciprete e l'arcidiacono e anche l'arcivescovo di Gorizia, che è stata sotto Gorizia per circa 30 anni, dalla fine del patriarcato di Aquileia e finché lei nu il vescovo principe di Bressanone. Allora, in questa fase qua, lei nasce la chiesa, voluta da Promper Costa, in pagamento, interessamento della comunità di Ampezzo, che voleva una chiesa bella, che fosse la più bella di tutte quante. La prova che stanno le 10 anni che il Vaticano l'ha elevata a Basilica Minore. Allora, con Basilica Minore, con un saluto al Sommo Pontefice Benedetto XVI, che l'ha creata Basilica Minore, con tutti chi viene a vederla e che gode anche di una forse privilegio di preaisi una chiesa che le una delle tre più belle chiese della provincia di Belun. Mi pare che ho detto abbastanza, per in cui la prossima volta do un'altra chiesa, vado un algo e parlo anche di più parce e la così bella. L'impressione che si ha di grandioso ma contenuto, grandioso ma bel, luminoso con sede finestroi, ma algo di più che si può immaginarsi, perché viene in mezzo una decisione molto importante. Allora, anche in cui ho parlato in dialetto, tele belluno, nuor ladines, salì da po'.